Scorso 6 aprile, qui ci troviamo in pieno centro urbano di Alcamo, nel tratto di questa arteria viaria fondamentale tra la via Gaggini e la via Cordone. E qui ieri sera la caduta di pezzi di intonaco da un edificio che si affaccia appunto qui sul corso 6 aprile ha reso necessario l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare intanto questo tratto di marciapiede. Qui troviamo tanti esercizi commerciali, abitazioni, ma soprattutto questa è una situazione che è stata ripetutamente segnalata dal punto di vista della necessità di intervenire per un pericolo incombente, in quanto già da tempo si riscontrava la pericolosità rappresentata dalla caduta di calcinacci, di pezzi di prospetto, ovunque di parti di questo edificio che si affaccia appunto su questo tratto del corso 6 aprile. E come vediamo qui sull'asfalto, ecco qui, vediamo questi pezzi di intonaco che testimoniano effettivamente o testimonierebbero l'avvenuta caduta sul tratto stradale in questione. Al momento non abbiamo notizie di feriti e speriamo di non dover averne. Comunque ci aggiorneremo nelle prossime ore. Alcamondo Blog ha cercato di informarsi mediante sia i vigili del fuoco che la polizia municipale. Più in particolare i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti qui nella serata di ieri. Ripeto, questa è una situazione che è stata ripetutamente segnalata anche ai proprietari stessi dell'immobile in questione, ma non si era avuto modo, almeno fino a ieri sera, di intervenire per i dovuti lavori di messa in sicurezza. E questa è una situazione che ancora una volta sta a testimoniare quanto sia necessario che si intervenga sempre con tempestività per prevenire gravi pericoli per l'incolumità di tutti. E come potete chiaramente vedere, qui non è soltanto interdetto il transito lungo questo tratto di marciapiede, ma ci sono almeno tre stalli di sosta veicolare che sono tuttora praticamente inutilizzabili, perché fino a quando quest'area dovrà stare così transennata in attesa dell'intervento di messa in sicurezza, è chiaro che si deve fare in modo di non far passare nessuno che possa effettivamente rischiare di farsi male o comunque di mettere a repentaglio anche la sicurezza dei rispettivi veicoli che potrebbero chiaramente riportare dei danni qualora malauguratamente dovessero cadere altri pezzi.